Eccolo dunque uno dei due campioni del mondo. Come guardare uno così bravo? Cosa gli guardiamo, le mani? Guarda con tanta attenzione, se puoi non battere neanche le ciglia perché potrebbe essere troppo veloce. Sì, tu stavi per rispondermi, guarda quello che vuoi, tanto non ce la fai, giusto? Beh, diciamo, non mi permetterei mai, però diciamo che lui è veramente bravo, E usa delle carte grandi perché sono più difficili da manipolare. E dei pacchetti piccoli perché la magia l'ha già fatta. Esatto. E anche l'astuccio è cambiato. Questa è un po' la sua chiave, no? Sì, lui... Ha inventato questo gioco di dimensioni anche. Lui ha creato un'illusione che disturba la percezione delle dimensioni e quindi continuamente cambia tra grande e piccolo la dimensione delle carte ed è straordinario. Appare un re e inizia una produzione di carte. E credimi, manipolare carte così grandi è veramente difficile, perché sono tecniche nuove che lui ha inventato apposta. Oh, guarda, altri due re. Un caso? No. Penso sia voluto, però sono nati così, da niente. E adesso c'è la quarta apparizione. Tutte queste tecniche sono nate per le carte piccole, lui le ha adattate. Adesso la quarta carta, che ovviamente... No, è sbagliato. No. Sì, deve essere quattro re. No, ma questo non sbaglia. Questo se lo ha fatto, lo ha fatto apposta. Ah, sono quattro assi. E li mette lì, nell'angolo, Sì, ed erano quattro assi. Non perderli di vista. No. Adesso tornano i re? Deve andare a far riapparire tutti e quattro. Ecco, come se niente fosse, sono quattro re di nuovo. Quattro, giusto? Sì. Ok. Uno, due, tre, quattro. No. Ma erano quattro. C'è una carta in più, vabbè, la mette via. Uno, due, tre. No, c'è un'altra carta in più, ma la mettiamo via, non serve. Sì. Quattro. Sono quattro. Uno, due, tre, quattro. No. Adesso sono quattro di sicuro. Quattro re. Sì. No. E ti ricordi che là c'erano gli assi? E nessuno li ha toccati. Io non ho mai smesso di guardare là. È bravissimo. Guarda che faccia da bambino dispettoso, come dire, vi ho fregati tutti. Però adesso non ce la fa a metterlo nell'astuccio, perché le carte sono grandi e l'astuccio è piccolo. Ok. È una sfida? Sì, è una sfida, ma fisica. Questa è la sua grande magia. E proprio con questa magia può diventare campione del mondo assoluto, quindi Masters of Magic di Close Up. Adesso entra, di sicuro. Ma scusa. Ma era piccola fino a un secondo fa. E poi c'è stata una magia. Ok, quindi abbiamo quattro re grandi. È straordinario, No.
che sono già due picco. E le mani le avete lì, davanti ai vostri occhi, amici telespettatori, proprio come noi. Adesso l'ultima. Rolfo, te lo dico, io credo nella magia. I believe in magic. E questo è l'effetto che fa il campionato del mondo di magia. Ora ci credo. Però ancora 48 carte, grandi. 52 meno le 4 che sono lì sul tavolo, insomma. Ecco, adesso userà una tecnica che è diventata leggendaria nel mondo dei bari per trasformare tutte le carte grandi in tutte le carte piccole. Guarda, serve una grande. Allo stesso modo potrebbe servire degli assi, per esempio. Ed è così veloce che anche da così, da questa distanza, è impossibile da vedere. Non giocate a carte con questo signore. Ormai sono tutte piccole. E ci sta. Standing ovation meritatissima.